Sergio Castellitto, Marco Mazzantini e Luca Bandiralli. Ecco. Buonasera a tutti, buonasera, insomma siamo al nostro solito appuntamento con questo festival che ci dà la possibilità di dialogare con gli autori del film che abbiamo appena visto, che sono sempre film molto belli, quindi è un piacere condividere questi momenti. Abbiamo visto un film molto, molto particolare, un film nuovo, innovativo, un film sperimentale, ma nello stesso tempo un film che ci fa veramente morire dalle risate. È una cosa difficile. Io credo che la prima responsabilità, la prima maternità, direi, di quest'opera è quella di una grande sceneggiatrice, direi. Siamo abituati a conoscerla come autrice di romanzi. Io vorrei parlare con lei invece come sceneggiatrice e vorrei chiederle questa ricchezza brulicante di questo mondo così attraversato proprio continuamente da personaggi strani ma veri, da che cosa nasce, se è tutta fantasia o se questa invenzione nasce da un'osservazione di una realtà che voi vivete. Buonasera. Il film l'avete visto, insomma, spero davvero che vi sia piaciuto. Ecco, dice Luca, insomma, è un film che è abbastanza anomalo. Noi ci siamo divertiti molto, che abbiamo rischiato anche molto. E il film nasce da insomma, la prima idea è di molti anni fa, insomma, poi nasce da stratificazione, insomma, con tutte le nostre cose in realtà. È la prima volta che scriviamo un film che è direttamente un film, insomma, che non nasce da un romanzo. Ci sono c'è il nostro film. Scusate la parentesi familiare. Maricella. Ecco. Ecco da cosa nasce. Il manicomio nasce da lontano. Dai, indisciplinata questa ora. Come dice Giannini, non sono in grado di educare nessuno a quest'ora di sera. un po' tutto, penso a pezzi di amicizie, di stratificazioni. Questi personaggi sono comparsi nella nostra vita così a chiazze, però poi in realtà tanta fantasia. L'idea era di scrivere una commedia, perché appunto io faccio un lavoro spesso molto duro, insomma, quindi poi alla fine uno ha bisogno di leggerezza, ma insomma ne abbiamo bisogno tutti in assoluto. La commedia, però poi attraverso la commedia poi tu riesci anche a raccontare poi dei temi importanti, perché in realtà credo che sia un film profondamente ancorato nella contemporaneità, no? Ha tante schegge folli, ma anche poi un tema serio che è quello che appunto che, come dire, quali sono i tabù di oggi, no? E questa è una famiglia politica di corretti, cioè in cui c'è un certo teatrino della tolleranza, dell'attenzione verso gli altri, dell'apertura, no? Una famiglia aperta, così, con questa figlia quasi maggiorenne, molto intelligente, molto, con un rapporto molto aperto con i propri genitori, e poi improvvisamente, come dire, entra nella loro famiglia questa scheggia impazzita, appunto, che questo ragazzino che non è gay, che non è nero, eccetera, è semplicemente anziano. E questo, come dire, è uno scandalo, ed è un pretesto, come ogni commedia bisogna avere un pretesto per raccontare poi tanti temi dell'oggi, naturalmente attraverso, come dire, uno sguardo assolutamente dissacrante, ma soprattutto credo poi divertente, ecco, perché poi noi l'abbiamo scritto a questo film divertendoci noi stessi per primi, insomma, quindi insomma non la voglio fare neanche più pensante di quella che è, cioè in realtà è stato anche scritto con grande purezza, con grande slancio.
sembra che sia anche una commedia che è, però è estremamente ambiziosa, no? Perché oltre ad avere una costruzione molto attenta, poi ci sono dei riferimenti alti e bassi, un contrasto fortissimo tra tutti i materiali che ci sono dentro. E basti pensare che, insomma, voglio dire, il personaggio tuo, Marcello, Marcellino, cioè siamo all'interno di una vetrina felliniana alla fine, ed è anche quello un cinema a cui siamo molto legati per tradizione, è stato anche un cinema di attori, ma anche un cinema di grandissima scrittura. E la cosa che mi piace di più di questo film, e che credo che sia piaciuta a molti, è il fatto che, insomma, la commedia non deve essere necessariamente, no, una cosa dal respiro corto. Può essere anche una cosa che pensa in grande. Beh, quello che ci ha insegnato la grande commedia italiana era un po' questo, cioè che la commedia si nutre di malinconia, nostalgia, pensieri e tante altre cose. L'esercizio comico in sé, che è nobilissimo, niente di male, però ecco, è un altro tipo di esercizio, insomma. Noi ci siamo non rifatti, ma insomma, poi Marghe dice una cosa giusta: uno non può fare che quello che sente di fare, quello che sa fare, insomma. Per noi la commedia era questa sfida qua, cioè mettere insieme l'alto e il basso, come dici te, il tragicomico della vita, che secondo me è, come dire, mediamente il codice nel quale tutti più o meno inconsapevolmente viviamo, in una dimensione tragico-comica. Ovviamente quando dico alto e basso penso, non so, alla dialettica che ci può essere tra Cervantes e Rabelais, cioè quell'alto e quel basso. Ma un'altra cosa che credo interessi un po' tutti è quando si lavora una struttura corale così complessa, poi questa struttura deve avere dei volti, della carne, insomma, un fisico. Allora, come si arriva a dare a ogni personaggio un volto e poi arrivare a un attore, perché veramente i personaggi, diciamo, tra virgolette, secondari, che è veramente un termine che in questo momento non mi va di usare, perché ogni personaggio qui è un universo, no? Come siete arrivati a ciascun corpo? Anche in questo senso penso che il film sia figlio, spero, non ignobile della commedia, della grande commedia, perché io direi, parlerei quasi più di maschere che di personaggi. Come erano le maschere di quella grande commedia lì? E per maschere intendo personaggi che sono leggermente o al di sopra o al di sotto di una apparente credibilità, no? Come fuori asse, disassati da quello che potrebbe sembrare il loro immediato, dalla loro immediata, come dire, riconoscibilità. La maschera è qualcosa di, cioè, se ride, ride un po' di più, e se piange, piange un po' di più. Ecco, questo è. Però dentro una apparente non credibilità, in realtà sono tutti credibili. Come oggi dicevo nell'altro incontro, io nella vita quotidiana tutti i giorni conosco un sacco di gente che non mi sembra credibile nella vita, per cui quando qualcuno può, no, aver attaccato questi personaggi come non credibili, mi viene da ridere, perché per me sono molto veri, proprio perché sono maschere, perché noi che facciamo il cinema o quel teatro, quello che è, noi non dobbiamo dire cos'è la realtà, noi dobbiamo metterla in scena, rappresentarla attraverso un punto di vista, e il punto di vista è la scelta di quel costume, la scelta di quel tipo di recitazione, è la scelta di quell'attore piuttosto che di quell'altro attore, insomma. Poi spesso gli attori ti deludono, nel senso che, questo anche a me mi è successo di deludere, nel senso che l'attore poi spesso è anche abbastanza inconsapevole di quello che sta facendo. Non credo che tutti avessero, questi attori avessero completamente la consapevolezza di stare dentro un disegno, perché io lo sapevo che c'era un disegno, no? Però sono stati tutti fenomenali, anche grazie alla loro inconsapevolezza, che è una, penso che sia una qualità dell'attore, una certa inconsapevolezza. Ma voi vi siete divertiti? Questa è già una cosa. E
vorrei fare neanche più, capito? Io ho sempre definito questo film una nobile pernacchia, una, quelle belle assordanti pernacchie che, come dire, resettano. Oggi c'è molto questa parola, default, defaultizzano tutti, ritorniamo tutti alla pari, no? Questo film voleva essere per noi questo piacere, questo divertimento. Ecco, allora se vi siete divertiti, se vogliamo cominciare il nostro abituale dialogo, se c'è qualcuno che vuole darci qualche spunto, altrimenti io ne ho svariate. Ma se a voi la voce, cioè, voglio dire, torniamo a, no, all'essenza. Qualcuno c'era una figlia di 16 anni, no? E mezzo. Dice, se c'è qualcuno, no? Se vi portano a casa Enzo Iannacci, qual è la vostra reazione? Siete genitori aperti, disponibili, gentili, ascoltate vostre figlie, i loro tormenti, i suoi tormenti, le sue piccole inquietudini. Poi vi porta a casa questo signore, voi che fate? Voi lo prendete a quattro occhi e dice, vedi, ma tu che intenzioni c'hai? O no? Sì. Buonasera, mi scusi. Mi ha, diciamo, colpito la frase che lei ha detto precedentemente riguardo